Sul turismo stiamo investendo molto, grazie anche all'impegno dell'assessore Orso Marzo. Si tratta di un settore che può rappresentare una parte importante del PIL della nostra regione, lo ha detto il presidente della regione Calabria Occhiuto in apertura della conferenza stampa organizzata dall'assessore Orso Marzo, durante la quale sono state illustrate le linee programmatiche che saranno immesse in campo nei prossimi anni dal nuovo Dipartimento regionale dedicato al turismo e integrato con il marketing territoriale e la mobilità. Sul turismo stiamo investendo molto, anche grazie all'impegno dell'assessore Orso Masso. Il turismo può essere una parte importante del PIL della regione. Ci stiamo investendo occupandoci anche di far arrivare i turisti, per cui ho avuto delle interlocuzioni con l'amministratore delegato di ITA, sto tentando di acquisire le quote di SACAL, avremo interlocuzioni con ferrovie, però è importante avere contenuti turistici da promuovere in un ambito di marketing territoriale. L'assessore Assomasso ha presentato un buon piano che, oltre a valorizzare gli aspetti che tutti conoscono della Calabria, quelli ambientali, il mare, la montagna, fa del paesaggio culturale un asset importante dello sviluppo turistico. Sul mare stiamo lavorando per rendere più efficiente la depurazione. Come sapete, c'è un progetto sperimentale che stiamo realizzando da Tortora a Nicotera. L'auspicio è quello di avere un mare più pulito già nella prossima estate. 800 km di costa rappresentano una risorsa per il turismo. Ma 800 km di costa hanno bisogno anche di un mare che sia un prodotto da promuovere e da comunicare per i turisti. Sono contento del rapporto che ho consolidato col governo perché il governo ha dimostrato una grande apertura di credito nei confronti della Calabria su molti temi.